E benvenuti all'ottava parte di Mario Luigi Superstar Saga. Siamo qui negli acquedotti e quindi dobbiamo aggiustare tutto quanto perché la consigliera Stacia ce l'ha chiesto. Però giustamente c'è qualcosa che puzza in lei, anche per la voce. Comunque sia, è un lavoro per gli idraulici, perché noi siamo alla fin fine, dopo tutto, prima idraulici, poi supereroi. Anche se forse è anche il contrario. Comunque. Questo è un reload perché lo dovevo rifare giustamente. Quindi, se nella parte 9 c'è qualcosa di strano, non vi preoccupate, è del tutto normale. Giustamente perché lo sto rifacendo. Perché? Perché un mio caro utente mi ha segnalato giusto un errore che io non riuscivo a fare, perché un errore è un mio disguido, della parte avanzata, perché io pensavo che. Mettiamolo, non sono mai riuscito a fare bene la parte avanzata. E quindi adesso quando arriverà un nemico più decente ve lo faccio vedere. Giustamente. Questi no, perché non ci piacciono. Ecco, questa tu sei la perfetta carta. Vieni qua. Ok, vi farò vedere com'è la parte avanzata. Taglio che sono le 8 del mattino. Io sto facendo questo video alle 8 del mattino, cribbio. Ok, la parte avanzata, eccola qua. Lo schianto. Premete A, poi subito A. E avanzato. Eccolo qua. Chi è? Giustamente quello di Luigi è un pochettino più complicato. Premete adesso A, B, B e lì nulla perché non c'è un altro nemico. Però almeno abbiamo fatto un level up. Perfect. Sentite i rumori perché c'è il gatto di mia sorella che mi sta massacrando. Ora vediamo un po', facciamo. Dai, aumentiamo i punti fratelli perché ci serve. Buono, un bel 3. E anche Luigi level up, very nice. Ok, invece Luigi, li vorrei mettere alla difesa, alla velocità. Dai, su, dammi un bel 3. Wow, sono avvincente. Sono avvincente. Comunque sia, siamo qui nell'acquedotto, continuiamo la storia. Non possiamo più continuare perché questi qua ci devono rompere le bille. I martelli ci voglio rompere. Dai, vieni qua, ti è. Vieni qua, ti è. Che goduia. E quindi li dobbiamo fare subito fuori. Questi comunque sia sono nuovi mostri che sono incubistici. Perché ho dimenticato anche di dirle. Quell'altro invece è un calabrone capo. Va bene, abbiamo fatto tutto quanto. Ora, vedete questi, diciamo, tappi? Che sono tappi alla fin fine. Va bene, prendiamo Luigi oppure Mario. Li dobbiamo schiacciare tutti quanti. Uno, due, dov'è il terzo? Eccolo qua. Schiacciano i tappi, l'acqua scorre. E la porta si apre. Facilissimo. Comunque c'è una cosa molto importante da dirvi. Mentre che faccio un attacco, mentre lui, Mario, viene scaraventato ovviamente. Purtroppo ho una brutta notizia per chi segue questo let's play. Il fatto è questo: non riuscirò a finire lo special di Luigi entro dicembre. Quindi ho deciso, se a voi vi va bene, di fare. Beh, non oggi perché oggi devo postare questo qua di nuovo. Quindi da domani. Da domani, che sarà. Che sarà? Che giorno sarà? Che giorno sarà? 13. 13. Domani è 13. Venerdì 13 domani, ragazzi. Ok, venerdì 13. Metterò, posterò se voi volete. Sia non solo Mario, non solo Superstar Saga, ma anche Fratelli nel Tempo e l'interno di Bowser. Finalmente, grazie a Rietaccio, sono riuscita a risolvere il problema dell'emulatore. E quindi va che è una meraviglia. E quindi la domanda è questa. Vi va bene sta cosa? Tanto è vero che l'ho anche postato su Facebook. Solo che solo una persona mi pare. O mi sa, non lo so, devo ancora controllare Facebook. Ma mi pare che solo un'intera persona ha risposto. E quindi. Wow! Chi è? Fatti male. E quindi volevo sapere giustamente questo se vi va bene, che posto tutti e tre al giorno. Perché altrimenti non andrà a gonfie vele. Non. Non riuscirò a finire giustamente la let's play. Che sinceramente mi dispiace perché è bello. È un bel progetto tutto quanto. Mi sto impegnando al massimo. Oggi non sto riuscendo a giocare benamente e non mi piace sta cosa. Mario, mi fai una fortuna? No, va all'inferno, Mario. Luigi, dai, tu che ce la puoi fare? Ti è grande. Grazie, Luigi. E quindi va bene. Era giustamente questo che vi volevo chiedere. Comunque, tappiamo questo qua e ci appare 1-2. Però è essenziale. Vieni qui, cupisti. Vieni. Ah, l'ho capito.
spada, ho fatto un tacco martello. No. Ed era questo, giustamente. Comunque, lasciate perdere quello che ho detto dei video. Cioè, nel senso, video 8. No, questo è video 8. Che cavolo sto dicendo? Video 9. E quindi, se li rifaccio tutti quanti da capo. Scusate, solo a moment, please. Allora, chiedo scusa per il brusco mira la parola in portoghese, cribbio. Vabbè, allora, continuiamo subito. Giustamente, mi ero pure dimenticata dove cosa stavo a parlare, però comunque sia. Noi, giustamente, continuiamo la nostra vicenda. Ok. Vai, bravo Luigi. Ok, perfetto. Va bene, qui c'era un altro, giusto? Un'altra giustizia. E wow, quanti nemici. Il secondo della cifra. Il problema è che non mi ricordo più cosa dovevo dire. Ah, sì, forse penso io, non lo so. Possibile che sto ripetendo la frase. Quindi se la sto ripetendo chiedo subito scusa. Ho intenzione di, come ho detto prima, in precedenza, di fare 3 video al giorno. Di sia su questa saga, sia per il tempo che all'interno del corpo di Bowser. Perché altrimenti non riesco a finire entro dicembre tutta la Let's Play. Ora, abbiamo sconfitto tutti i nemici? Sì, wow, tutti i nemici. No, tu vieni qua. Scusate. E quindi spero che vi piaccia, oppure no. Se non vi piace, me lo dite. Se vi piace, me lo dite lo stesso. Quindi, no, più che altro voglio un parere, perché davvero so come si dice qui in Brasile, galleggiando della maionese. E quindi non saprei proprio adesso come muovermi. Comunque, rifarò tutti e 3 i video. Wow, level up di Super Mario. Sì, tutti e 3 i video del settimo, ottavo e nono, decimo puntata. Questo è infatti l'ottavo. Il settimo l'ho postato, che era l'altro ieri. E quindi, perché giustamente ci sono state delle modifiche. E poi perché mi devo ammazzare di lavoro. Ok, mettiamo un PV. Dammi un 4, vabbè, un 3. Vabbè, non è tanto poi, chissà quanto. Ok, ora qui, solo andare qua. Giriamo la manovella, che si aprono i tappi. E l'acqua scorre. Ok, cribbio. Vai 1, sexy. E va 2, non sono 2, sì, solo 2. L'acqua scorre e come prima si riapre di nuovo la porta, perfetto. Andiamo. Qui la medesima cosa. Ah, ci sono una riuscita, cribbio. Ok, dai, vieni qua, calabrocco col capo. Calabrocco col capo. Mario. Niente. No. Yeah. Ecco, perfetto. Prima riuscivo a fare tanto bene, oggi non lo so, forse perché lì prevede l'interruzione. Ecco, era interruzione che volevo dire. Ok, martelliamo il cubistice. Tieni, allora, fuori uno e facciamo anche fuori l'altro, eh. Ah, dai, Luigi, come on. Luigi! Fa come Mario, cribbio. Ah sì ragazzi, forse perché sto avendo un problema con la tastiera. Però vedo che funziona, perché... Ok. Luigi, fammelo un bel... I love you, Luigi. Thank you very much. E anche Luigi passa di livello, very nice. E va bene. Comunque, preparatevi che la puntata 9-10 ci sarà... No. Nelle vecchie puntate qui taglierò, farò un taglio giustamente, perché la puntata 8, l'originale, era di
la bellezza di mezz'ora, quindi wow, Buffy 4. Quindi ho deciso di giustamente tagliarla. Fungo, sciroppo e un altro fungo. Qui, allora, se avete l'intenzione di girare questa monovella, fatelo. Però succede che arriva un cupistoce. Tanto buono per noi perché almeno passiamo, abbiamo più esperienza. Facciamo un bel settuzzo, tieni. Wow, sto facendo un po' schifo, giustamente. Io tra un po' farò fuori il gatto di mia sorella che sta andando a destra e manca. E ne manco posso dire nulla perché è a stanza sua. Ok, perfetto, abbiamo fatto tutto, 24 esperienze, buono. Solo che adesso non possiamo continuare, poco importa. Noi finiamo intanto tutti i mostriciattoli. Wow, 4! Oh, la vedo tanto bella. Ok, un salto a questo, tiè. Salta questo, tieni. Ora, tieni, tieni. Ok, facciamo una testa, vai. Voilà, bravissimo. Grande Luigi. Ok, non manco ho visto per quanto le ha dato. Comunque vedete che qui l'acqua non scorre, quindi seguiamo questo tubo, giustamente. Voilà. Nemico, 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 nemico. No, niente da fa. Io amo sconfiggere i nemici. Ok, facciamo un saltozzo. Qua, tiè. E tiè. Adesso ci manca solo questo. Però il martello non è che mi saranno tanta forza. Chissà perché. Eppure c'hanno una buona... Buono tutto. Allora, ok. Prepariamoci. Qui è un minigioco molto semplice. Molto semplice per chi esce. Allora, questo, questo, questo e poi questo. Ecco, vedete, ho sbagliato. Ho sbagliato. Allora, tappo. Sono 4 tentativi. Tappo uno. Poi questo qua sotto. Questo sopra e questo qua. Vedete, perfetto. Si apre la piattaforma e noi possiamo andare. Giustamente, yeah. Ho detto, detto giustamente, ecco, grazie. Qui vediamo un po' cosa c'è. Un fungo, quindi un altro fungo sicuramente. Voilà. Ok. Qui facciamo così, attiviamo l'acqua. Un tappo, due tappi. E l'acqua scorre. Ok, perfetto. Ritorniamo giustamente dall'altra parte. Va bene, solo perché sono tanto dolce e gentile quanto pare, stavolta sarà Mario a tappare tutti i buchi. Martellazione complete. Esce l'acqua. Ah, la porta si apre. Sono sexy. Ok, perfetto, continuiamo. Qui sono solamente uno, però vi consiglio calorosamente di salvare, perché dopo questa scena succederà qualcosa. Apre porta 1 e apre porta 2. Grazie, grazie, sì! Lady Cessia? Oh, voi sareste i fratelli Mario e Luigi del Regno dei Funghi, sì? Ma come mai vi trovate in questo posto, sì? Come? Ci aveva mandato lei, giustamente. Cosa? Vi avrei obbligati a stare qui? E vi avrei chiesto di riparare l'acquedotto, sì? Strano, molto strano, sì. Siamo rimasti rinchiusi qui tutto il tempo per difenderci dalla striga di Gnarda, sì. Io? Forse la Lady Cessia che hanno conosciuto è... Già. Già, ragazzi. Mario e Luigi, sciocchi! Si è recato per la mia trappola! Una volta riparato l'acquedotto, si serve di sicurezza del fagiolo stella e si sblocca! Frega ghignata, presto prendiamo quel fagiolo stella e torniamo e togliamoci di torno. Finalmente, finalmente. Ora possa così il fagiolo stella che è la voce della principessa. C'è che fa
avverare ogni desiderio. Il fanciullo stella. Siamo sempre rimasti qui a proteggere il fanciullo stella, sì. Abbiamo evitato che cadesse in mani malvagie, sì. Non c'è più tempo, non c'è più alcun dubbio. La strega ghignata è alla ricerca del fanciullo stella. Oh, eroici fanciulli baffuti, veloci, vi prego. Recatevi al fanciullo stella, sì. Non bisogna permettere che il fanciullo stella cada nelle mani di quelle persone, sì. Presto, presto, sbrigatevi, sì. E come di consueto sto facendo la stessa mossa. E allora si fa, continua qui, perché giustamente c'è dei fagioli, dei funghi, un altro fungo mi pare, un altro fungo, sì. E poi monete, moniagogo e uno sciroppo mi pare. Oh, io sono troppo Uber. Ok, allora ragazzi, io... no, continuiamo, giustamente. Però facciamo alla velocità della luce. Miau. Ok. Ok. Ragazzi, io mi fermo qua. Ah, troppo tardi, faccio la stella. La voce della principessa Pia, c'è il fagiolo stella, ormai sono miei. Quando risveglierò il fagiolo stella con la voce della principessa, il mondo sarà mio. Tutto è mio. Non mi siete ancora degnati di salutare la regina di questo paese. Fagiolona, vero? Queste non sono buone maniere, vero, regina fagiolona? Oh, fucking shit. Allora, ragazzi, stop quella parte. Ci vedremo con il boss. Perché, spoiler, sì, è un boss. Quindi, alla prossima. Bye bye. Ah, e vi tengo a ricordare. Un attimo solo. Ok, stoppiamo quella parte. Allora, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bellissimo mi piace. Altrimenti, se non vi piace, almeno sei... felice se mi spiegare il perché, così posso migliorare la vicenda. Comunque, mettetelo un bel mi piace o mettetelo nei vostri preferiti, così il canale aumenta. Mettete nei commenti se voi volete. E inoltre, c'era un'altra cosa che volevo dire, me la sono dimenticata. Viva la vecchiaia! E va bene, ci rivedremo per la puntata 9 con il boss e delle nuove scoperte. Quindi, statemi bene e alla prossima con Impera. Bye bye.